Ciao a tutti, io sono Luisa e benvenuti in un nuovo video. Come vedete sono sola. Sapete nell'ultimo video cosa ha fatto Valerio a me? Cioè, incredibile. Io sono ancora sconvolta e quindi devo provare a vendicarmi. Il problema è che non ho molte carte dalla mia parte, dato che Valerio è praticamente l'imprencabile. Cioè, qualsiasi prank che io gli faccio riesce sempre a trovare il modo per uscirsene ed essere più furbo di me. Quindi, però oggi mi è venuta un'idea perché sta arrivando qui Valerio insieme ad un suo amico, che è praticamente uno dei suoi migliori amici, e io ci proverò con questo suo migliore amico davanti a Valerio per vedere la reazione di Vale. Penso che non lo dirò neanche al migliore amico di Valerio, in modo che sarà tutto secco. Quindi ne approfitto di questo momento dove sono sola per andare a posizionare le camere in giro per la casa, dato che non so dove ci metteremo, e io vi invito a lasciare un bel mi piace sotto questo video per incoraggiarmi, dato che l'ultimo video è stato veramente tremendo. E vi ricordo che se volete essere salutati in un prossimo video di seguire queste regole qui, che trovate anche sotto nel primo commento. Quindi andiamo a posizionare tutto e pensiamo ad un piano malefico. Vale mi ha appena scritto: io ho posizionato tutto, spero al meglio possibile, ho messo le camere dove penso sia più probabile che ci vedremo, ma non è sicuro, quindi spero tantissimo di riuscire a convincerli a posizionarci nel posto dove voglio io. Adesso lui arriverà tra pochissimo, io ho già posizionato tutto, metto in rec le camere e le aspetto. Magari se riesco vloggo anche la loro entrata, ma non vi prometto nulla perché non devo farmi scoprire. Ma arrivando, non ci credo. Oh mio Dio, finalmente c'è una baby, ti apro. Contentissimo, Billy. Tutto bene, Lulu? Sì. Oh Vale, dopo vogliamo fare un video. Allora, lui è Dante, per chi non se lo ricordi. Era la nostra Barbie qualche tempo fa. Poi è scomparso e ora è riapparso. E allora, io vorrei vloggare perché vorrei iniziare a fare tipo qualche video oggi, non lo so. Ok. Facciamo quante patatine riusciamo a mangiare, però stavolta Dante. Niente, vabbè, dai, allora vloggo dopo, spengo la camera. Vai, ok, com'è andata? Tutto ok, la polizia l'ha fermata. Mamma mia, tutto bene, non l'hanno arrestato, sfortunatamente. Tanto così. Vai, ci sediamo un po' in soggiorno, raga. Vai, top. Ma come è possibile essere così figo e non ti hanno arrestato per eccesso di efficacia? Perché probabilmente sono simpatico alle guardie. Ragazzi, ma sono tutte guardie perché fa un po' ombra, quindi ho acceso un po' di luce. Ok, secondo me perché di prima sono le guardie femmine e quindi si innamorano. Sì, lo so. Non trovo qualcosa di sicuro. Lulu, che ne pensi? Io penso che tu dovessi tagliarti perché vuole il mio posto. Dai. No, non scherzare. Sì, già. Prego. Grazie. Va bene così. Ah, mi scrivo qua, vedi? Sono molto più comoda. No, Lu, però io sto avvicinando, non scherzare, Dani. Ma che va bene. Allora, Dante, abbiamo conosciuto un ragazzo che è uguale a te, però tu sei mille volte più bello. Cioè, lui è un po'... Non ci credo, non ci scarica, vado sicuramente da in carica. Arrivo tra poco, ragazzi. Ma te che mi avevi inviato da poco, però... Dai, è uguale, ma anche di carattere, ragazzi, è stupendo, è proprio di carattere. Io sono unico. No, però lui è la tua versione simpatica. Cioè, quando tu sei di buon umore, non sei un po' pallone. Non mi stai dicendo che non sono simpatico, no, insomma. Dico che lui è la tua versione sempre presa bene. Così ubriaca, che vince proprio tranquillo. Bad boy. Un po' pazzo, sì. Senti, ma perché ti sei così bene? Ma che è successo? No, perché c'hai dei capelli stupendi. Oggi sei andata. Quando voglio a te i capelli. Che bello, li posso toccare? Mamma mia, stupendi. Sembrano, hai presente tipo la seta, quella delle principesse proprio, anzi dei principi. Lo so, per l'unità. Vale, senti, mi potresti andare a prendere anche la bottiglia d'acqua, quella che sei in camera? No, ci vedo. Dai, per favore. Ma no, io mi regina penso qui, puoi stare poi in privacy. Non posso mai. Dove sta la bottiglia? Camera mia. Io voglio un po' di privacy, se sei un po' tranquilla, sei franco insieme. Bene, dai, mi racconti. Qualche ragazza si sente qualcuno in questo periodo? No, in questo periodo sono solo. Sono... sì. Dai, e perché? Forse non ho ancora trovato quella giusta, non lo so. Ma secondo me può essere che l'hai trovata ma non te ne accorgi. Sai, cioè, tu alla fine hai molte amiche, però... non lo so, io le vedo tutte quante un po' innamorate di te, capito? Non posso dire di scudermi, però... Ma chissà chi ha la chiave, camera tua, dove è la chiave?
Perché chiusa la camera? La cerca, non lo so. Come cercala? Dai, cercala il magazzino, non metto, non mi ricordo dove cerca un po'. Perché? Non lo so, vabbè, dai, mi cazzo. Nascondi qualcosa. No, è che parli. Se scopri qualcosa, dimmelo, mi nasconde qualcosa. Dai, dai. Non credo, vabbè. Grazie, il magazzino a casa la gara. Quindi stavo dicendo, senti, io amiche, che secondo me ci provano. Cioè, tu non te ne accorgi perché mi hai detto un po' buono, punto. Capito? Cioè, è proprio quel classico atteggiamento del ragazzo tranquillo. Magari non ci pensa a certe cose, però, cioè, tipo, ti fanno dei doppi sensi qualche volta, cioè. Dai, non puoi dire, no. Forse non hai reso conto. Tipo di me, non hai mai notato niente, no. No, in realtà no, perché ci sta qualcosa. Tu comunque sei effettivamente un bel ragazzo, quindi, cioè, non è che, insomma, a me piacciono i ragazzi, quindi sei un bel ragazzo, è normale che... Ma ti ringrazio, però... Hai visto, non mi toccare, aspetta. Mamma, che stupendi. Luisa, ma non vedo in giro. Cosa? Ho trovato la chiave. Perché non vedi tanto? Senti come si sente. Ma non ci sono tutti l'acqua in camera tua. La caccia al tesoro della... Dai, vedi, ma sei sicuro? Ma sei tu che non hai guardato bene? Dai, Luisa, non ti ferimi. No, tocca i miei capelli, sono tutto seta. Sì, però guarda lì, guarda lì lo stile. Aspetta, toccare. Non me li rovinare se è finito. No, Vale, sono molto più belli quelli di Dante, non competi proprio. No, competition. No, non competi, Vale, mi dispiace. Vabbè, ma capita, cioè si arriva a secondi nella vita. È vero, Billy? Perché raga, io sono nelle fame, venga male pizza. A me non interessa, stavo parlando un attimo una cosa seria, ti ho interrotto. Una cosa seria? Cos'è questa cosa seria, Dante? Allora, la prima cosa seria che ti posso dire è che stai un po' troppo rompendo, cioè nel senso, ecco Billy, già siamo stretti e poi ti ci metti pure tu qua e ora c'è anche Billy. E che fa che c'è Billy? Non ti sto credendo, mi sa che vuol dire. Ma niente, stretti. Vabbè. No, non ti rendi conto, Valerio. Sono diventato troppo big. Sì, sei diventato talmente grosso che proprio non ti ci si compete. Mamma mia, ma sei grosso, ma l'altro visto. Mi insegnerò da. Tante, ma tu non sei così grossa. No, no, ma io mi alleno, è così di costituzione. Sono meraviglioso. Luca, la mano qua? Oh, scusa, pensavo fossi Billy. Mi dispiace. Ti dà fastidio, posso dire o non ti dà fastidio? Se no, io non puoi dormirla. Io direi di no. Ma perché? È comodo. Mettila qua la mano. Ma no, è Dante, cioè, nel senso. Tu tieni problemi. Vabbè, dai, niente male, ho capito. Tanto Billy si è impossessato di me, praticamente io non so che fare in questo momento. Billy! Ma no! Ma no! Bacetto, Billy! Allora, facciamo così, se Billy mi dà un bacetto adesso, me lo devi dare anche Dante. Eh? Oh no! Io direi di no. Ah, mi bacetto! Ma è normale, guarda, Billy, il bacetto. No, anche io non lo dà. Ok, allora devi farti baciare anche tu da Dante. No, me l'hai fatto, per favore. Vale, Valeria, Luisa non passa. E dai, non so di cosa, cosa? 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 Fammi capire. E dai, facciamolo. E dai, ora mi chiedo il bacio anche voi due. Non è divertente. Oh, ma un bacio stampo! Dai, Nanke, tu ci stai, lo so che ci stai. No. Un bacio stampo! Ragazzi, già mi sto scocciando. No. Che stiamo facendo qui? Vogliamo ordinare la pizza? Andiamo sopra, perché siamo qui? Ma stiamo parlando, Valerio! Teniamo 80 anni che sono qui per parlare, non capisco. Ma fai qualcosa, ma noi stiamo parlando tranquillamente, infatti non se ci stai disturbando. Dove vado a mangiare? Vai, vai, diventi, di frutta. No, grazie, intanto no, vuoi qualcosa? No, no. Non lo so, perché vuoi, sicuro? Qualcosa da bere, ti posso offrire, qualcosa magari di forte, sai, che ti rilassi. No, no, sono molto rilassato. Niente. In questi giorni proprio pensavo a te, pensa. Addirittura, come mai? Niente, stavo pensando a te perché dicevo, ah, è incredibile che Dante non lo vedo da un sacco di tempo. Vabbè, è passato un sacco. Una settimana? No, molto di più. No, molto di più. Ma se ci siamo messi neanche 10 giorni fa il compleanno lì al mare. Anche a me la ciliegia. È la ciliegia? Dai, dai. Che problemi hai? No, grazie. No? Che vabbè, schifo. Sì. Oh, non la vuoi, che ci devo fare? Perché l'hai leccata? È per avere un sedante, per sentirci più vicini, capito? Che schifo, Luisa, veramente fai. Che vuoi un capsulino? Devo togliere. C'è ancora? Perché? A me non si guarda niente. Guarda qui, guarda qui. Guarda qui. Perché? Non ha niente. Lì, guarda. Non ha assolutamente niente. Ah, l'ho tolta io. E non aveva niente. No, ce l'aveva, io l'ho tolta io.
Posso mettermi qua? Ma perché? Che mi stai azzeccando un attimo, come si chiama al centro? Ah, leva. Ma sì, sì. Va, guarda. Vabbè, quindi Dante stavamo dicendo. Scusami, ti sposti un po'. No, non mi sposto. E se magari. Scusa, perché devi azzeccare a Dante? Ah, non mi dato per vedere che lo azzecchi. Credo che stai dando fastidio. Secondo non fare te che è no, assolutamente no. È venuto per me che ci andiamo da 10 giorni, dobbiamo un po' giocare. Sì, dai, per favore, vai. Mi sa, non sei detto. Ma basta, un pochettino così. Visa, non hai mai parlato con Dante la tua vita, mo tieni l'ossessione di interagire, perché sentiamo. Perché è simpatico, è così carino, perché non dovrei interagire con un ragazzo così carino, me lo spieghi? Che sta voce, che problemi ti hai? Perché non dovrei interagire con un ragazzo così carino, sei geloso? Ragazzi, hai usato la foto. No, no, Dante, bro, mi sta facendo azzeccare, Lisa, lo posso dargli fastidio. Ma non ti do fastidio, Dante è così carino, io vorrei parlare con Dante, me lo consenti? Vedi, non posso parlare con Dante, ragazzo, qual è lui? Cioè, però non parla con Luisa. Io vado su. Ah, sta fa, grazie, Vale, grazie mille. Ciao. Ciao, Vale. Andiamo da Valerio, dai, non possiamo stare qua solo di pure offeso, era palesemente arrabbiato. Ma che se ne importa lui? Posso stare offeso? Perdona, non mi sembra il caso, c'è anche Valerio su, non mi sembra appropriato in questo momento. Vabbè, vai andare da Valerio? Non vorrei andare da Valerio, però capisci che sono venuto per lui qua, non sono venuto per... Dai, ma io non ti faccio andare via, no, non puoi andare da Valerio. Non puoi andare, ora ti blocco. Loro sono alto 1,95 circa, quindi posso tranquillamente spodestarti. Beh, io sono alta 1,90 m. Però potrei fare competizione. A chi? No, a me. A te? Ah. Nel bloccarti se volessi. Però tu non vuoi, quindi. Bloccarmi. Beh, che sicuramente ci potrei provare, però tu non vuoi, quindi. Dai, andiamo da Valerio, dai. Vai, vai, vi raggiungo, vai. Va bene. Vai. Sicura? Non ti sei offesa? No, figurati, no, figurati. Vai. Davvero, Dai, vai, vieni. Dai. Vabbè, ti aspetto su allora, Dai, ti aspetta, vieni. C'era il senso. Qual è il vostro problema? Tanto mi spieghi. Non mi sembra, troppo vicino. Ma senti, sei invidioso, per favore. Un attimo, dici dove sta succedendo, dove si fa la critica. Smetti di essere invidioso. Non sa, non sono invidioso. Tanto essere invidioso, a me piace Dante, ma che vuoi? Ti piace Dante? Sì, ok. Dammi vicino un attimo. No. Voglio dirlo un attimo. No. Ti piace Dante, ti piace Dante. Ragazzi, io vi lascio da soli. Ma Dante, è vero. Mi sei cretino e basta, le dai veramente conto. Ma a me piace. Perché devi dargli fastidio? Cioè, già c'è poco tempo, c'è proprio fuoco. Tu vuoi far perdere il tempo per dire. Ma in realtà, ma io con questo maglioncino indaco non riesco a non guardare. Indaco, stai ridendo pure tu, Luisa, non sei seria. Non sei mai seria. Hai il pocket telecamera da qualche parte. Valeria, la telecamera è il mio cuore. No, questa non mi sa di essere. I miei occhi quando lo vedo, lo sanno di più. Dagli un bacio, Dante, non dico niente, dagli un bacio. Ah no, okay. Dallo un bacio, non ti bacio. Era uno scherzo. Era uno scherzo. Scherzi. Ok, quindi possiamo rimanere in sesso, lo busto anche io, strano. Esatto, non vale, sì. Non è giusto. Vabbè, ho scherzo. Ogni volta che io fa uno scherzo, finisco in questo modo. Non ne sei capace. Non ne sei capace, ti metti a ridere per ogni cosa. Che scherzo è stato? Comunque c'è la telecamera. Però anche devi indovinare dov'è. Perché io te lo dico. Cerca, va. Poi se non c'è nessuna telecamera però mi credi, se me la trovi. Mi credi? No. Ma me l'hai detto tu quello scherzo che mi fa? Cercala! Mi sa che scoccia in cercato. Allora, io l'ho vista, ti dico solo questo. Ma veramente fai? Ciao! È zoomata! Ma non lo so, spero di sì. Io
convinti, diciamo costretti, a fare la fine di questo video. Ma quindi... questo video non uscirà mai perché lui se neanche mi ha avvisato, io sto in pigiama. Raga, non mi interessa, invece uscirà perché tu mi hai buttato dell'aceto, ti ricordo. Mi hai buttato dell'aceto addosso, Valeria. Stai solo zitto. Quindi vi ricordo di lasciare un bel mi piace sotto questo video perché alla fin fine è riuscito il video, cioè non vorrei dire, però è riuscito. E li ho fatti scemi ad entrambi, questa è una cosa stupenda. Quindi lasciate un bel mi piace e salutiamo le tre persone che in questa settimana sono state più attive di tutti. Quindi salutiamo Marilisa, D'Andrea, ciao, Rosa De Curtis, ciao Rosa. Rosa. E infine salutiamo Antonia Russo, ciao Anto. Grazie mille a tutti, siete stati bravissimi. Vi ricordiamo che se anche voi volete essere salutati in un prossimo video, di seguire queste regole che trovate anche sotto nel primo commento. E se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi, faccio il sub, basta caricare questo bellissimo video, poi c'è il video.